Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme mozzarelline in crosta. Le mozzarelline in crosta che prepariamo oggi sono un buonissimo aperitivo oppure un contorno sfiziosissimo, pochissimi ingredienti, un piatto davvero veloce e super super gustoso. Ecco cosa ci serve per prepararle. Circa 200 g di mozzarelline già scolate, in tutto una ventina, del sesamo, un uovo, della pasta sfoglia rettangolare. Bene, come ho detto all'inizio, questo è un piatto veramente semplicissimo da fare, pochissimi ingredienti, abbiamo bisogno di queste ricettine che ci semplificano la vita, però allo stesso modo sono gustose, belle da vedere e anche da portare in tavola anche con i nostri amici per un aperitivo. Cosa ho fatto? Dunque, ho preso queste mozzarelline, le ho scolate dall'acqua e le ho anche un pochino asciugate con della carta assorbente. Qui vicino a me c'è un canovaccio, le vado a rovesciare, sono ancora umide, le riasciugo parzialmente e le lascio un attimino qua nel canovaccio in modo tale che perdano ancora un po' di acqua, che siano ancora un pochino più asciutte. Dunque ce ne occorrono circa una ventina per la nostra ricetta. Ok, adesso prendiamo la pasta sfoglia che io ho già acquistato pronta. La vado a srotolare, l'unica cosa che dobbiamo fare prima di fare questa operazione, la togliamo dal frigo almeno 20 minuti prima, perché se la togliamo e cerchiamo di srotolarla si può rompere. Ovviamente questa operazione la faremo a seconda della stagione in cui saremo, perché d'inverno ci vorrà più tempo, d'estate si scioglierà subito. Ok, adesso ci aiutiamo con un tagliapasta, una rotola per pizza o anche un coltello, faremo dei quadratini per metterci sopra ogni mozzarella. Con l'aiuto di un righello e con la tagliapizza ho misurato la sfoglia perché dobbiamo ricavarne 20 quadrati. Adesso, sempre se non siete proprio bravissimi come me, andiamo con l'aiuto di una riga a fare i 20 quadrati, così ci possiamo adagiare dentro le mozzarelle e fare il nostro piatto. Ho diviso la sfoglia in 20 quadrati, rettangoli insomma, non sono proprio precisissimi. Ora prendiamo una bella teglia, vado a bagnare la carta forno perché poi vi faccio vedere cosa farò. Quindi magari lo sapete già, però vi faccio vedere appunto questo trucchetto. Quindi un trucchetto per far aderire bene la carta forno alla nostra teglia è quella di bagnarla, di strizzarla e poi andiamo ad adagiarla per benino qui, perché sennò andrebbe a rimanere un po' troppo rigida. Fatta questa operazione, quindi abbiamo preparato la nostra teglia. Prendiamo le mozzarelline che abbiamo messo da parte prima e ne adagiamo una su ogni quadratino che abbiamo ricavato. Facciamo una bella pallina. E la appoggiamo sulla nostra teglia.
Quindi ho preparato le mie mozzarelline, le ho messe nella teglia. Ora prendiamo l'uovo, lo rompiamo in una ciotolina, lo sbattiamo leggermente con una forchetta e andiamo a spennellare le palline di mozzarella e pasta sfoglia. Una volta spennellate possiamo andare a mettere il sesamo. Ora possiamo infornare le nostre mozzarelline in crosta ad una temperatura di 200 gradi, forno già caldo, 15-20 minuti e saranno pronte. Terminato il tempo di cottura, ho tolto dalla teglia le mozzarelline, le ho posizionate in questo tagliere, fatte leggermente intiepidire. Ed eccole qui, rustiche, molto molto semplici. Ora vi voglio far vedere appunto come sono. Quindi possiamo tagliarle appunto con le dita. C'è la mozzarella che è fuoriuscita, ma è sicuramente buonissima. Morbida, appetitosa. Splendido connubio tra mozzarella, sfoglia, ve le consiglio perché sono di una semplicità estrema e facciamo anche una bella figura. Quindi per questa ricetta pochi ingredienti ma di qualità, mi raccomando, compriamo delle mozzarelle gustose perché tutto lì il sapore, la pasta sfoglia deve essere altrettanto buona e di qualità. Quindi scegliamo prodotti buoni che possono essere appunto gradevoli al nostro palato. Se vi è piaciuta questa ricetta fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venite a trovarmi sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi il mio sito internet che è www.lericettedifranci74.com e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!